Lavori quasi ultimati in via Paoli. La scorsa notte è stato posato l'asfalto e già questa mattina il traffico era più scorrevole. Quella tra giovedì 6 e venerdì 7 settembre dovrebbe essere l'ultima nottata per il cantiere che ha preso il via a inizio settimana. L'intervento di ripristino della pavimentazione in quella che rappresenta una delle principali strade di accesso alla città, interessata da traffico intenso durante tutto l'anno, ha riguardato il tratto da via Badoni a via Giussani. La carreggiata nei giorni scorsi è stata ridotta da 4 a 2 corsie di marcia, con traslazione del traffico sulle corsie non interessate dal cantiere. Ora manca la segnaletica orizzontale. Intanto oggi, come annunciato dal comune, in via Varesina, nel tratto da via Badoni a via Collina, sono iniziati i lavori per la riqualificazione e le opere stradali dell'area compresa nel piano ex Trevitex. In base all'avanzamento del cantiere sarà ristretta la carreggiata, mantenendo la circolazione a doppio senso e sarà vietata la sosta nel tratto interessato. Un cantiere che porterà inevitabili disagi alla circolazione nei prossimi mesi e la cui durata è stimata in circa 210 giorni.